Ciao a tutti, sono Andrea Gatto e bentornati ai miei video tutorial. Questo sarà il primo di una serie di corsi su Adobe InDesign. Dopo aver fatto, insomma, diversi corsi su Illustrator, su Photoshop, non vedevo l'ora di arrivare a questo punto di fare i corsi su InDesign perché è uno dei miei programmi preferiti, forse è il mio preferito. E vi vado a spiegare poi i motivi di questa preferenza. Innanzitutto, con InDesign possiamo progettare degli oggetti che saranno degli oggetti fisici reali, a differenza di quello che abbiamo fatto fino adesso con Illustrator e con Photoshop, dove abbiamo progettato grafiche digitali. Con InDesign andiamo a progettare delle grafiche editoriali, quindi che vanno stampate e che diventeranno degli oggetti veri e propri, come questo, che è un catalogo che ho realizzato io attraverso l'utilizzo di InDesign. Catalogo di 132 pagine. Alla fine di questo corso su InDesign, insomma, riuscirete anche voi, avrete le basi per riuscire a impaginare un catalogo. Allora, andiamo a vedere come è fatto InDesign. Questo è ancora Photoshop, l'ho fatto per farvi, cioè, l'ho aperto per farvi vedere due foto che ho fatto a questo catalogo che ho realizzato con InDesign. Non guardate la qualità delle foto, che l'ho fatte solo così al volo per farvi capire che effettivamente è stato poi stampato. Che è un oggetto reale. Allora, andiamo ad aprire il catalogo. Eccolo qua. Eccolo qua. Già da questo, dalla velocità con cui è stato aperto, il catalogo, possiamo capire, una delle caratteristiche principali di InDesign, e cioè la velocità. Ora, vero, computer nuovo, ok. Ma la caratteristica importantissima di InDesign è che ci consente di creare dei file multipagina, ma non multipagina nel senso di 2-3 pagine, ma un file unico con all'interno 128 pagine come questo, o anche di più, che può essere visualizzato senza nessun problema, senza scattare mai, da una pagina all'altra, passando dalla prima all'ultima. Ok? Questo perché? Perché InDesign non incorpora le immagini che noi inseriamo al suo interno, ma le collega. Come potete vedere qui in alto c'è questa piccola iconcina. Questo significa che questo file è collegato. Aprendo il pannello dei collegamenti possiamo vedere anche il nome del file collegato e possiamo sapere anche, insomma, informazioni come ad esempio il profilo colore, la risoluzione e la cartella dove si trova, insomma, tutte le informazioni su questo file sono nel pannello collegamenti. Questa è solo una piccola anteprima del file, quindi da pochi kilobyte, che non appesantisce il file, ci consente di utilizzarlo senza bloccarsi. Nonostante qui abbiamo inserito all'interno, di esagerare, circa 800 immagini. 800 immagini, poi non immagini normali, ma immagini in PSD. Come si fa con un sito web? Abbiamo bisogno di creare delle cartelle dove inseriamo tutti i nostri file, come ad esempio questa. Ok, questi sono tutti i colori che poi ho inserito all'interno del catalogo, colori di Color Gel. Ok, sono foto, faccio vedere, che sono state scontornate, le inserite all'interno di InDesign non come JPEG ma direttamente come PSD, perché InDesign mi restituisce poi la trasparenza, cosa che non accade se io utilizzo una TIFF ad esempio. Vi faccio vedere i color gel, eccoli qua. Si vede infatti la trasparenza dal fatto che dietro a ogni tip, diciamo, colorato con questi color gel, si vede questo rettangolo grigio con dietro di esso una filigrana. Ok, questo appunto l'ho creato proprio per valorizzare il fatto che io abbia scontornato tutti gli elementi che ho inserito all'interno del catalogo. Attraverso la shortcut W tolgo le guide e entro nella modalità, diciamo, anteprima. Un'altra cosa molto interessante di InDesign è che quando vado su Visualizza, dico
è in design dimensioni effettive, ok? E lui cosa fa? Mi dimensiona l'immagine con l'esatta dimensione che io avrò quando lo andrò a stampare. Di conseguenza, questo foglio, che è un foglio A5, ok, lui me lo visualizzerà, indipendentemente dalla grandezza del mio schermo, me lo visualizzerà con la grandezza di un A5. E quindi 21 centimetri per 148. Questa è una cosa che fa solamente InDesign. Un'altra caratteristica molto importante di questo programma è l'ampia gamma di personalizzazioni del testo. Come potete vedere qui in alto, c'è l'imbarazzo della scelta, vi farò vedere poi comunque i comandi più importanti, anche se qui su questo campo, sul fatto del testo con InDesign, veramente si può fare qualsiasi cosa. Anche questo è il bello di questo programma, che unisce questo fascino antico della tipografia, diciamo, quindi dell'arte della tipografia, a le tecnologie più moderne esistenti per quanto riguarda i software di impaginazione. Come ad esempio, qui potete vedere Folio Builder, cos'è? È praticamente la possibilità di creare dei file folio che sarebbero poi delle riviste digitali che possono essere pubblicate su iPad con interattività al loro interno. Collegamenti video, collegamenti esterni, insomma, da scorrere con le dita, con layout che possono essere sia verticali che orizzontali. Quindi diciamo che InDesign ci consente di fare veramente tantissime cose e appunto è un programma veramente ottimizzato per la modifica del testo e per l'utilizzo dei file multipagina. Vediamo velocemente come è composta l'interfaccia. Abbiamo qui sulla destra tutte le pagine. Possiamo vedere una piccola anteprima delle pagine, ci possiamo scorrere da qui e possiamo andare sopra facendo un doppio clic. La caratteristica che dà maggiore facilità d'utilizzo di questo programma è la possibilità di creare delle pagine mastro. Le pagine mastro cosa sono? Andiamo a vedere. Qui ho creato quattro pagine mastro diverse. Cosa sono le pagine mastro? Le pagine mastro sono delle pagine all'interno delle quali noi creiamo la nostra gabbia grafica che il programma automaticamente riproporrà in tutte le pagine alle quali vogliamo applicare la nostra pagina mastro. Quindi possiamo vedere da questa piccola lettera che sta qui in alto, questa pagina ha una A, il che significa che avrà una pagina mastro A, che è questa. Ok? Diciamo che adesso ho messo questa gabbia grafica qui per farvi vedere perché l'ho dovuta eliminare alla fine. Prima di cancellarle, ho creato queste pagine mastro e la grafica delle pagine mastro mi si è applicata a tutte le pagine del catalogo. Poi le ho modificate all'interno delle pagine stesse e quindi non mi serviva più, insomma, la pagina mastro e le ho eliminate. Però diciamo che in precedenza era proprio così. Quindi andavo solamente a inserire poi il colore qui, la tip diciamo di color gel e a cambiare il nome e la pagina è praticamente già fatta. Ok, adesso ricancello questo perché altrimenti, come ho detto, mi va a finire su tutte le pagine che hanno la mastro A e posso creare quante mastro voglio, addirittura posso creare delle mastro di pagine mastro come questa che è la mastro principale. Cos'ha di diverso rispetto alle altre? Ha numero di pagina, che è questo. Questo è un numero di pagina dinamico, cioè che in pratica mi numera tutte le pagine sapendo esattamente che pagina è. Questo sta in tutte le altre pagine mastro, quindi tutte le altre pagine mastro hanno come pagina mastro questa. Ok. Diciamo che per questa prima lezione è tutto, nella prossima lezione andiamo a vedere un po' più nel dettaglio, cominciamo a vedere alcuni strumenti. Niente, insomma, per questa lezione è tutto, se vi è piaciuto non dimenticatevi di iscrivervi al canale, commentate insomma sotto ai video, insomma mi fa sempre molto piacere rispondere. Ok, mi sembra di aver detto tutto, quindi insomma ci vediamo al prossimo tutorial.